Faccio per scadere. Prego, per iniziare con la direzione. Allora, inizia la conferenza stampa lì. Noi ne stavamo parlando adesso con il resto dello staff, al di là dell'alternarsi del punteggio, dei quarti e di tutto quanto. Abbiamo cercato di impattare bene la partita perché abbiamo ragionato sul fatto che probabilmente Brindisi avrebbe lavorato questa settimana per l'impatto partita, o comunque è una cosa alla quale noi teniamo molto, perché ci serve per concentrarci, per entrare bene in partita, per trovare tiri buoni, per far girare la palla, per giocare di squadra. Poteva essere una chiave all'inizio, infatti secondo me l'hanno fatto loro, però l'abbiamo fatto anche noi bene, sia nella parte in cui siamo riusciti comunque a giocare e sia nella parte in cui siamo riusciti a reagire ai primi break, sia quello iniziale che quello successivo, insomma, rimanendo sempre lì, anche perché dobbiamo essere una squadra che non molla mai e che non si fa certo, insomma, intimorire dall'andare sotto, perché è una cosa che chiaramente può succedere. E l'abbiamo fatto anche bene nel terzo quarto, al rientro dagli spogliatoi, perché quello, noi abbiamo bisogno di crescere lì come impatto fisico, mentale, tecnico dopo l'intervallo, anche perché Brindisi veniva da un quarto in cui aveva tirato peggio da tre perché siamo riusciti a difendere meglio, però aveva tirato molto bene da due, per cui da una parte avevamo alzato la pressione, dall'altra avevamo un po' pagato anche cose semplici in entrata, in uno contro uno, le cose semplici, quelle lì ci hanno... Non siamo riusciti a dare la zampata in più perché siamo mancati un po' lì, magari due rimbalzi in attacco, ne hanno presi tre di fila finendo canestro, tre volte uno contro uno, al di là chiaramente della fisicità con cui possono attaccare o della bravura e tutto, però sono cose semplici, non così complicate da pensare per migliorare, tenere l'uno contro uno, anticipare, dare maggiore pressione alla palla, perché alle volte nella semplicità poi trovi quello che ti serve per fare il passo in più, assolutamente, noi quello l'abbiamo un pochino pagato. Dopo, quando in un quarto periodo che è stato più sicuramente appannaggio di Brindisi siamo riusciti a rientrare, ecco lì, meno 3, meno 2, meno 4, poco in poco abbiamo fatto una difesa, ci siamo un filo disuniti e abbiamo subito in difesa qualcosa in più, in attacco non siamo stati fluidi, ci siamo un po' fermati, e giocare senza palla e stare fermi ha aiutato la loro difesa che era molto concentrata sul pallone, sul lato del pallone. Però adesso mi piace perdere, però bisogna sempre sottolineare la buona partita, il passo, poi io insomma conosco la squadra, sappiamo bene che strada stiamo facendo, questi sono campi dove è importante maturare e capire che non sono tanto macrosistemi, sono tre minuti, tre difese, tre rimbalzi, il momento giusto per fare un canestro, un fallo, insomma cose così. E mi auguro che siano tutte esperienze che ci fanno crescere già dalla prossima partita. Ci sono domande? Sì. Un attimo. Buonasera, Franco. Buonasera, ciao. Innanzitutto complimenti per la partita. Grazie. Nonostante l'assenza di Meis, Brindisi è riuscito a tirare lo 70% da 2. Se lo aspettava? Guarda, io ho molto insistito sul fatto di non far entrare Brindisi in partita da 3 punti, cosa che all'inizio non è riuscita granché, perché ho fatto 3, 6, 9, 12. Però mi è servito almeno, perché poi bisogna guardare anche, era successo, mi è servito per sottolinearlo in maniera veemente, per proprio avere la conferma, e questo ci è servito per difendere meglio, perché erano situazioni tecniche sulle quali avevamo lavorato, abbiamo messo in campo la preparazione della partita un filo dopo. Questo probabilmente, bravura loro, ha aperto qualche spazio in più e quindi abbiamo subito qualcosa, però non tanto dentro l'area inteso in avvicinamento, ma più in penetrazione, ci siamo sentiti da quel punto di vista un po'. Poi nel terzo quarto abbiamo reagito meglio da quel punto di vista, siamo riusciti a bilanciare, perché se tu vedi l'andamento comunque c'è una percentuale da una parte che cresce e l'altra diminuisce, poi all'opposto e poi alla fine abbiamo tenuto, che è quello poi che abbiamo cercato di fare nel terzo quarto.
Peccato perché noi dobbiamo renderci conto che, e lo dico anche, ma secondo me anche lo stesso ad altissimo livello, quanto sia importante in determinati momenti non perdere il rimbalzo. Perché noi abbiamo fatto 3 ottime difese, comunque facendo fare dei tiri sotto pressione o non facendo fare i tiri costruiti, e abbiamo subito, non abbiamo fatto tale fuori, comunque abbiamo perso il rimbalzo. Quelle cose lì sono il nostro ora, il nostro passo in più, in attesa di avere ancora più solidità nel sistema difensivo e offensivo. Ci aiuta a rimanere su quella linea di punteggio che a noi serve, perché 82 punti, benché giochiamo fuori casa, dobbiamo cercare di non subirli. Anche perché mi serve ci serve per far entrare in partita, in campionato, meglio un po' tutta la squadra nella sua lunghezza, perché insomma dobbiamo fare un passo alla volta, ma 8-9 esordienti in una categoria sono tanti per mentalmente proprio, no? Come spessore per avere impatto su campi e contro squadre così. Altre domande? No. Bene, grazie e complimenti.